Bike a Imola, appena aperto, oggi stanno facendo provare le moto e io giovedì vorrei provare questa. Preparazione. Con il pulsantino sotto l'accensione qui a destra possiamo cambiare le mappe. Infatti adesso siamo in User, poi possiamo mettere Explorer, Urban. C'ha veramente moltissime opzioni. Off-road ti avverte che ti disabilita lui in automatico l'ABS. Poi dopo c'è una mappa che è completamente personalizzabile, che però ovviamente per la prova non verrà utilizzata. Il TFT è stupendo, si legge benissimo. Adesso oggi c'è una luce oltretutto abbastanza intensa, un po' sgodevole tipo col cellulare. Explorer rimane per una guida un po' più aggressiva, mentre Urban è per una guida più rotonda e più dolce. L'off-road invece ha una potenza motore più elastica, ti toglie in automatico l'ABS poi dal posteriore, mentre l'anteriore lo puoi staccare tu manualmente. Le mappe le puoi cambiare mentre vai, bisogna fermarsi, spegnere la moto, riaccenderla. Mentre vai, Ok, schiacci il pulsante. schiaccio quello. Non c'è bisogno neanche, perché alcune moto bisogna chiudere il gas Sì. per farlo. Gas, non gas. Non ne risente assolutamente, è qui che se la sta, che lo vedo sempre molto bene. Questo è il pulsante delle luci alte e basse che però vanno in automatico. Quick shift. Allora, in serie no? Solo la possibilità di poter mettere un quick shift. Cruise control. Di cruise control si può mettere anche quello. Il cruise control, cioè sono tutte cose che non mi dispiacerebbe. Sempre una cosa però da Da aggiungere. aggiungere, da Ok, abilitare. va bene. Questa è la Touareg nella sua totalità. Queste linee rosse secondo me sono veramente fantastiche. Una ruota da 21. È come quella dell'Africa di Fabrizio, per me il confronto con lui. Mi diceva Alessandro che la gomma tacchettata magari dopo potevo cambiarla per essere un po' più comoda in strada. In realtà io sono abituata alla gomma tacchettata di Fabrizio e devo dire che non mi dà noia in nessun modo. Anzi, la. Bella, bella e molto bella. Adesso bisogna vedere come me la cavo. Toccare tocco, quindi sono a posto. Stavo provando un po' a ballare, ma toccare tocco. Per spegnere la moto puoi farlo con la chiave o con Ok. l'interruttore, in su, giri la chiave per l'accensione e premi verso il basso. Prendo questo per farla partire. Perfetto, va bene. Non è mica male, eh? Toccare non tocco benissimo. Quindi facciamo qualcosa di semplice. Ricominciamo un attimo per ordine. Sono venuta a provare la Touareg. Sto cercando una moto. La moto che sto cercando non dovrebbe essere solo e esclusivamente per girare a casa. Vorrei anche una moto che a un certo punto mi permettesse anche di inseguire un attimo Fabrizio. Lui si muove sempre molto velocemente, io mi muovo un po' più lentamente, mi godo un po' più il paesaggio, motivo per cui ogni tanto dopo mi metto a dire oi. Io preferisco fare la zavorrina perché così mi godo il mio paesaggio. Non è detto che, cioè, a me mi piace tantissimo guidare adesso. È proprio una cosa che mi ha impallinato tantissimo, probabilmente perché sono abbastanza neofita e quindi la cosa è molto bella. E l'idea appunto quindi sarebbe cercare di seguire Fabrizio in qualche modo. Come tutte le moto nuove è veramente molto delicata nel cambio. Mi piace tantissimo questa copertura aerodinamica perché appunto io non ho praticamente mai guidato una moto in cui non mi arrivasse il vento in faccia.
La moto è veramente leggerissima una volta alzata, nel senso che io, essendo un po' piccolina, faccio un po' fatica a tirarla su, ma dopo è veramente una cosa super leggera. E volevo fare una cosa abbastanza comoda per me, nel senso appunto che, non essendo sicurissima col fatto del toccare, non volevo andarmi a imbucare in zone infatti strane. Lui mi stava dicendo appunto che è molto maneggevole, e lo confermo perché l'ho detto anch'io tutto il tempo, è veramente molto maneggevole. Mi stava illustrando invece come si poteva fare, visto che appunto sono bassa e lo stavo dicendo che comunque tocco solo in punta di piedi, cosa potremmo fare per renderla un pochino più abitabile, esatto, diciamo così, per me un po' più poi. Allora, si può andare, oltre alla sella bassa che c'è come optional, che sono 2 centimetri in meno rispetto Questa è già la sella bassa, okay. Che la riconosciamo che ha la seduta, comunque con la versione comfort, perfetto, con la seduta migliore, diciamo. Che invece infatti che era quello che dicevo anch'io, perché ho detto, mi ha cambiato la sella, mi ha messo già la sella bassa e devo dire che mi piace di più praticamente della sella standard. Si sente meglio. Poi l'altra cosa che si può fare è con il kit dei leveraggi, praticamente si va a cambiare questa parte qui, adesso un po' nascosta, biscotto, c'è un kit apposito che si va a sostituire questa parte qui, che viene sostituita con una più lunga, e abbiamo 3 possibilità: meno 10, meno 15, meno 10, meno 20 e meno 40 mm. Vuol dire che okay, proprio la seduta della molla dell'ammortizzatore posteriore si abbassa di quelle unità di misura che okay, abbiamo dato. Secondo me nel tuo caso quello ottimale sarebbe il meno 20, perché così andiamo a togliere 20 mm di altezza dal suolo della moto, la abbassiamo proprio fisicamente. Stessa cosa, queste tacche che abbiamo qui sull'ammortizzatore anteriore sono fatte apposta, perché poi insieme al biscotto ci viene fornito una scheda tecnica che dice, montando questo tu vai a sfilare di X millimetri sull'anteriore, in modo che la geometria della moto rimanga pari, perché noi sappiamo che se alzi il davanti la moto è più leggera sull'anteriore, però nelle curve veloci è meno stabile, viceversa l'abbassi, accorci l'interasse della moto, sento di più il davanti ma è meno stabile poi sul veloce. Quindi la rimettiamo, abbassiamo dietro ma abbassiamo anche davanti, così viene un pari e la geometria della moto rimane uguale. Più la sella da meno 20 mm, abbiamo recuperato 4 cm di altezza dal suolo, che per me, diciamo nel tuo caso, sarebbe ottimo, anche perché con il peso che hai tu la molla scaricata, diciamo, va benissimo perché quella che monta di serie comunque sono molle fatte per una persona da 75-80 kg, quindi tenerla tutta scarica, facciamo lavorare la molla bene e tutto il resto dell'ammortizzatore va con l'idraulico. Secondo me, diciamo, nel tuo caso sarebbe la configurazione migliore. Però magari adesso, se trovo una strada anche un pochino più lunga, ci vado. È molto fatta per il fuoristrada, infatti è il motivo per cui Yama mi ha detto valla a provare, poi perché a lui piace tantissimo. Sto cercando una moto più rilevata come quella che sto guidando adesso. Mi piacerebbe riuscire ad arrivare a una moto del genere, insomma. No, devo dire che la prima impressione, così l'altro giorno quando ho fatto fatica a tirarla su, anche adesso ho fatto fatica sinceramente a tirarla su, è stata un po' così. Ovviamente una volta che parti e loro vanno, e mi sta piacendo veramente tanto girarci. Appunto, andando in giro in moto tutti i giorni, dopo la questione che mi faceva Fabrizio era, occhio che dopo la devi poi gestire tutti i giorni, quindi tutti i giorni è da tirare su, devi stare attenta a dove ti parcheggi, perché se ti parcheggi in un posto dove non la sposti. Chiederò a qualcuno se mi dà una mano, dai mo. Oddio, vi dico che le curve sono una roba fantastica. Sta curvando da sola, io sto guardando dove devo andare e lei curva. Questa protezione aerodinamica che è veramente stupenda, e allo stesso tempo vedi tutto, vedi anche lateralmente alti FT. Diciamo che per me, che vengo da una moto che di protezione aerodinamica anteriore non ne ha praticamente niente, questa è tanta roba, perché mi permette lo stesso la visuale senza appunto rompermela da nessuna parte, un po' come nella mia moto. Non c'è problema col cavalletto, se si interviene in modo un po' più importante fino a raggiungere anche i 40 cm, a quel punto il cavalletto dovrebbe essere segato. Anche perché col meno 20, quando andiamo a mettere i kit d'abbassamento, bisogna sempre ricordarsi che si abbassa, in alcune istruzioni non è riportato, ma bisogna stare attenti poi al cavalletto, perché abbasso la moto, dopo la moto diventa più dritta. Sabato. Col meno 20 non abbiamo problema. Okay. Nel caso del meno 40, se uno volesse montare al meno 40, bisogna poi far modificare proprio fisicamente il cavalletto, cioè segarlo e risaldarlo. La molla qua abbiamo visto che comunque me l'aveva già impostata al minimo, in modo che toccassi il più possibile, e infatti anche davanti mi aveva abbassato leggermente,
per permettermi di toccare meglio. Vi dirò che non è neanche così gigante qua davanti. Paramani mi piacciono tantissimo, che io sono anche senza paramani. Ha il gas veramente molto dolce, che invece a me è una cosa che piace moltissimo, molto delicato. Mi piace anche il suono, posso dirlo. Ma a me la moto deve piacere, ha una bella linea. Mi piace anche il blocchetto qui laterale, che non è eccessivo. Il TFT è molto bello e luminoso, con una bella grafica, accattivante. Ecco che sono arrivata. Il blocchetto è tutto molto comodo, anche per la mia mano che è super piccola. Sono appena tornata qui davanti a Zeus Bike a Imola. Anzi, la moto l'ho trovata veramente molto silenziosa e quindi devo dire che non mi dà assolutamente noia il fatto che ci siano le tacchette. E infatti, come vi dicevo, l'ho trovata invece veramente molto piacevole in curva, che non pensavo assolutamente, essendo così alta. Pensavo di avere un po' di difficoltà, invece questo no, assolutamente perfetta. Ringrazio Alessandro di Zeus Bike che mi ha permesso questa moto, cioè mi ha permesso questa prova e mi ha spiegato un sacco di cose su questa moto, e quindi grazie mille di tutte le informazioni e grazie di avermela fatta provare. Grazie mille. Però veramente bella, mi ha stupito piacevolmente, perché ho di nuovo fatto fatica a tirarla su, però appunto me l'ha lasciata tirare su da sola, così avevo proprio il controllo, e in realtà appunto anch'io pensavo di fare peggio, invece sono andata veramente benissimo. Piaciuta da matti. Il proprietario della concessionaria è veramente molto carino, ti spiega sempre tutto, per fortuna, perché appunto se becchi gente come me che non ne sa niente, che io devo avere sempre Fabrizio che mi spiega tutto. Era tutto prima di partire. Davanti a Zeus Bike a Imola. Ciao! Ciao!